Benvenuti a tutti per questa nuova rubrica di jsbach.it. La rubrica si chiama jsbach.it consiglia. E che cosa consiglia? Beh, consiglia dischi, edizioni musicali, libri che abbiamo scelto di patrocinare proprio per il loro valore nello studio della musica di Bach nel nostro paese, in Italia. E sono felice oggi perché inizieremo con un grande artista e pianista che in realtà ci ha dato l'onore di concedere a noi di patrocinare il suo ultimo lavoro. E parliamo di Andrea Padova. Andrea Padova è pianista, si è imposto all'attenzione della critica già dal 95 e ormai fa concerti assolutamente in tutto il mondo, dalla Scala di Milano al Musikverein di Vienna, ma anche a New York, a Tokyo. Un artista che viaggia davvero ormai a livello più che internazionale. Ed è considerato in particolare uno dei più innovativi interpreti delle opere di Bach, ma è anche un fine interprete del repertorio classico e romantico, tanto che Padova ha in repertorio oltre 60 concerti per pianoforte, che partono da quelli di Bach e vanno sino a quelli dei compositori del Novecento. Ha poi collaborato con grandi compositori del XX secolo, da Pierre Boulez a Leonard Bernstein. Egli stesso è un compositore, come scopriremo in questi prossimi minuti insieme. Per quanto riguarda la sua discografia, ci limitiamo qua a citare quella bacchiana. Ha registrato le fantasie di Bach, ottenendo tra l'altro le 5 stelle della CD Classics, e quindi diciamo, la più alta valutazione insieme a Schiff e Peraia è stato considerato di tale valore. Poi nel 2009 ha pubblicato un disco dal titolo Bach e Busoni per Gramophone, mentre nel 2015 ha inciso le variazioni Goldberg per Stradivarius. Attualmente è docente di pianoforte e pianoforte storico al Conservatorio Boito di Parma ed è invitato a tenere masterclass in tutto il mondo. Spesso è presidente o membro di giurie di diversi concorsi internazionali. E dunque, benvenuto davvero ad Andrea Padova, siamo felicissime di averti qua. Grazie. Grazie, mi sono dimenticata di dirvi ovviamente chi c'è con me, ma perché tutti voi la conoscete benissimo, finalmente siamo tornati qua, io e Chiara Bertoglio, cofondatrice insieme a me di jsbach.it. Ben ritrovata e anche da parte mia un grandissimo e caloroso benvenuto ad Andrea Padova. Oggi l'abbiamo qui con noi per presentarci questo, il suo ultimo CD, Preludes and Interludes, pubblicato qualche mese fa, nell'autunno del 2020, dalla casa discografica svizzera BAM, alla quale noi di jsbach.it appunto siamo molto felici di aver concesso il patrocinio. Andrea, hai voglia di parlarci un po' di questa pubblicazione? Sì, certo. Beh, innanzitutto grazie ad entrambe per l'invito e anche per l'introduzione, sempre generosa. Poi è anche utile, perché ogni tanto si scorda qualcosa che ha fatto. E se qualcun altro glielo ricorda, non dispiace. Dunque, sì, questo è un disco che nasce da un'idea che ha già qualche anno. In effetti ho inciso adesso, però avevo già eseguito in vari posti, anche non solo in Italia, ma anche all'estero, negli Stati Uniti, a New York, a San Francisco, una parte più piccola di questo progetto, che è molto semplice. Il progetto nasce come sempre, come tutto quello che facciamo, come quello che faccio io, come quello che fate voi, dal nostro amore, devozione, non so neanche quale sia la parola più giusta per definirlo, per Johann Sebastian Bach. In particolare c'erano dei pezzi che mi incuriosivano per la loro bellezza e di cui però non esisteva una prassi concertistica diffusa, e parlo dei pezzettini piccoli, quelli che poi quasi ogni studente di pianoforte, di clavicembalo, anche i dilettanti all'inizio vabbè, non proprio l'inizio, inizio, inizio, ma il secondo inizio, diciamo, che hanno studiato, frequentato e molto amato. Che, ironia della sorte, non tutti sono veramente di Bach, come sappiamo, cioè tra i più celebri, il minuetto in sol maggiore di Stölzel e via dicendo. Ma questa è una cosa che è quella, diciamo, quella cosa tipo un chicco di pepe che dà un po' di sapore.
al resto. E questi pezzi sono belli, ma non si suonano, soprattutto non li suonano i concertisti, ovviamente, li suonano più o meno i bambini o i giovani pianisti. E a me sembrava un peccato, perché sono dei pezzi che su piccola scala sono dei grandissimi capolavori. E allora ho cominciato proprio con quello che è rimasto poi, per mia volontà, il primo, a pensare di mettere una cosina accanto che rendesse possibile, diciamo, un'esecuzione anche che raggiungesse, perdonate la banalità, ma una durata, un minutaggio ragionevole, perché questi pezzi a volte durano 30 secondi, un minuto e mezzo. Davvero si fa fatica oggi, no? Immaginare di passare da un pezzo all'altro e magari dopo 6 minuti si sono fatti 4 pezzi. Ecco, in questo modo si ha un doppio vantaggio. Primo, si ascolta questi si ascoltano i pezzi, e questo è già il mio risultato, è già ottenuto nel momento in cui eseguo, incido. E poi, in un certo senso, lì si, non voglio dire attualizza, che è una parola banale, ma diciamo che piuttosto ci riportiamo noi nel passato. Ci riportiamo noi nel passato e portiamo con noi, oltre che la musica di Bach, il suo pensiero. Sembra una cosa un po' grossa dire, no? Portiamo il pensiero didattico, pedagogico, compositivo di Bach nel XXI secolo. Cioè, sembra un'esagerazione, però è un po' così, poi vedremo perché. Grazie mille. Mi piace anche ricordare alcune frasi tratte da una delle primissime recensioni che questo bellissimo progetto discografico ha ricevuto, una recensione del grande critico musicale Giampaolo Minardi. Tutta la recensione vale la pena di essere letta, ma mi piace citare quanto segue. Si parla di un'aria di famiglia che Padova coglie nei piccoli preludi, e cito: liberandoli da ogni impettito scolasticismo per farne affettuose annotazioni, con una freschezza che sembra prolungarsi nell'interludio che egli crea in sequenza ogni preludio, scaturente dalla stessa fisionomia motivica, spesso dalla stessa sinuosità arpeggiata, invito ad un indugiare che si frange sottilmente in fugaci inattese dissonanze, piccoli urti armonici, ritmi che nel mutare della pulsazione ti portano di fronte a un altro scenario, dove la linearità del dettato barocco esce dal proprio ordine per i più insinuanti giochi allusivi. È veramente, direi che è una recensione che rende ragione della qualità di questo progetto. Ma è una recensione, come per mia fortuna spesso è accaduto con Giampaolo Minardi, è molto generosa. E devo dire che, ascoltando la prosa di Giampaolo Minardi, mi sento un po' in difficoltà, perché per portare la mia musica a livello di questa prosa, insomma, diciamo che è una bella sfida. Beh, però diciamo che è una sfida che sei riuscito a raggiungere. Per quanto questa sfida sia davvero impegnativa, ma più che altro perché ti sei posto con un confronto veramente impegnativo. Abbiamo detto infatti che tu sei compositore oltre che pianista, e questo non è il primo disco in cui includi delle tue composizioni. Già nel 2006 avevi inciso il disco Landscape in Motion, però questa volta il tuo termine di paragone è il tuo alleato, è il grande Bach. Sì, non è una cosa da poco. No, è anche molto rischioso e potrebbe persino sembrare un po' presuntuoso, però iniziamo banalmente a parlare perché ho fatto questa cosa. Cioè, io in realtà sì, effettivamente ho, credo, inciso 4, 5, forse 6 dischi di mia musica, e questa musica, diciamo, va in direzioni diverse. Oggi sembra strano, però una volta era una cosa normale. Cioè, purtroppo, quando facciamo gli esempi, noi non andiamo a citare degli sconosciuti del passato, andiamo a citare sempre grandi nomi, quindi sembra una cosa un po' ridicola, però facciamolo, per dire, cioè, non so, lasciamo stare per un attimo Bach. Brahms scriveva il Requiem tedesco, poi scriveva dei valzer, la stessa cosa Schubert, scriveva le sinfonie, le sonate, i quartetti, musica incredibile, e poi scriveva delle piccolissime danze di una ventina di secondi. Questo per dire, non che noi siamo la stessa cosa, ma che c'era un atteggiamento che era molto più normale. Quindi io, che ho studiato composizione, diciamo, proprio ho fatto sia la scuola che, se vogliamo, un apprendistato
nel linguaggio della musica contemporanea, perché poi ho studiato un pochino con Aldo Clementi e a lungo con Franco Donatoni. Quindi è ovvio che una parte della mia musica, si potrebbe dire che ho un problema di strabismo, perché una parte della mia musica va in quella direzione, quella di linguaggi che sono conosciuti con una parola che non ha più senso, che sono quelli dell'avanguardia, ha invece linguaggi invece molto più connessi con la musica, se vogliamo anche commerciale, che è una bruttissima parola, popolare, non saprei come dire, ma insomma, proprio con Landscape in Motion, Maria, quel che hai citato prima, mi è successa una cosa divertente. A un certo punto era diventata una collezione per me, perché non è una cosa strana, è normale, quando un disco, ancora più in passato, oggi un po' meno forse, si vende nei negozi, lo devono pur mettere da qualche parte. Allora, certamente Padova non poteva finire fra quella musica, fra Pachelbel, non so, e Puccini, e allora finiva in ordine alfabetico in altri scaffali. Questi scaffali, e così le recensioni del disco, erano le più varie, cioè da jazz a ambient jazz a classic contemporary, che non sappiamo che cosa vuol dire, poi mi sono beccato anche del new age, che mi ha fatto un po' male, e insomma, diciamo che sì, scrivo un po' in tanti modi. Allora, scrivere in tanti modi e sceglierne uno o più di uno, diciamo, un genere, ecco, che si confronti, ma in realtà non c'è un confronto, che si metta accanto a Bach, ha senso soltanto se l'atteggiamento è quello che all'idea della statura, cioè c'è Bach da una parte e ci siamo noi, e per una volta è una situazione comoda, cioè la formica sulle spalle del gigante, che è un esempio classico, è molto comodo essere sulle spalle di Bach, è un po' imbarazzante in certi momenti, però poi è lui che ci insegnava a fare così, è lui che ci insegnava a essere disincantati, a usare il materiale degli altri, a omaggiare i grandi, a cambiare le cose, a cambiare le carte in tavola, a fare più versioni. Quindi alla fine io ho fatto un po' per gioco quello che lui faceva, tante volte sul serio e qualche volta per gioco anche lui. Ottimo, e allora adesso godiamoci un po' proprio di questo gioco di altissimo livello, è giunto il momento di ascoltare un po' della tua musica, presenteremo il preludio e interludio numero 1, come possiamo presentarli ai nostri ascoltatori? Beh, il primo preludio è un pezzo celeberrimo, nella sua piccolezza eccetera eccetera, è davvero un capolavoro di Bach. Effettivamente sì, Minardi prima parlava di morbidezza eccetera, io credo che queste cose ci siano un pochino già nel pezzo, ovviamente poi l'esecuzione al pianoforte obbliga a delle scelte, in questo caso diciamo che sono stato un po', non so se più coraggioso, un po' più folle del solito, cioè ho cercato di mettermi semplicemente in ascolto. Di lì lo schema non è proprio lo stesso, lo schema armonico comincia, è simile, in realtà c'è una citazione che riconoscerete tutti subito, l'interludio parte da una manipolazione così dello stilema del primo preludio del clavicembalo ben temperato, solo è un po' più strano, se vogliamo, cioè non è in quattro quarti ma in sette ottavi, però non è solo in sette ottavi, perché ogni tanto c'è qualche nota che anticipa, ecco, quindi sono queste le cose che il linguaggio così semplice è armonicamente parlando ha un vantaggio che permette di avere un riferimento chiaro e allontanarsi e riavvicinarsi, cosa che quando il linguaggio diventa molto complesso non è più possibile. Ecco, quindi queste cose è un po' come sottolineare 4-5 parole in un libro, se si sottolinea tutto è come, tanto vale non sottolineare niente. Però serve quella guida. E quindi la guida di uno stilema chiaro serve perché poi sono permessi questi scarti, eccetera, eccetera, che spero danno un po' di interesse a una formula che invece si ripete più o meno sempre uguale, e questa è una lezione di Bach. Buon ascolto allora. Grazie. Esatto, facciamo ascoltare questa tua musica. Vi ascolto anch'io.
Ed eccoci di nuovo insieme dopo questa splendida esecuzione di Andrea Padova. E questa esecuzione ci riporta alla memoria un momento molto caro a NoDJsBach.it, ossia il grande convegno digitale che si è svolto nel novembre del 2020 e del quale Andrea Padova è stato uno dei relatori presentando proprio questo progetto artistico. Il nostro convegno è stato organizzato, oltre che da JSBach.it, anche dall'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte e dal Conservatorio di Musica di Torino. E appunto la presentazione che avevi offerto ai nostri ascoltatori in quell'occasione si collegava a questo progetto. Ci puoi raccontare qualche ricordo, insomma, della nostra esperienza insieme? Che cosa ti è parso di questo convegno? Beh, molto volentieri. Intanto, devo dire che la prima sensazione, ci sono due parole che legate fra loro hanno costituito una specie di leitmotiv, riguardo tutta l'esperienza, che sono l'ammirazione e l'incredulità. Perché, vabbè, l'ammirazione e l'incredulità sono nei vostri confronti, ovviamente, però non è una specie di captazzo benevolenze. È vero, nel senso che voi sapete benissimo che avete fatto una cosa che di solito si riesce a fare quando c'è un team di 30 persone con un'università dietro, gli aiuti del dipartimento e anche comunque non sempre a quel livello, eccetera. Quando appunto poi l'incredulità è andata via via aumentando quando ho letto i nomi di alcuni relatori che fanno parte proprio del gota, insomma, noi diciamo che tra gli adoratori di Bach poi c'è la setta segreta e quindi questi grandi sacerdoti che fanno da tramite sono dei nomi che insomma davvero stupiscono insomma e quindi questo è la cosa, ecco, la cosa che a me è molto piaciuta è che vedo un tratto in comune, cioè Bach è incommensurabile, è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, proprio, e questo lo sappiamo. Però in vita, in un certo senso, ha una positiva incoscienza, ecco, la chiamerei così. Cioè, in nome di Bach si fanno delle cose veramente che senza quella spinta, quello stimolo, quella. E in questo è Bach davvero grande. Era una delle mie prime presentazioni, quando parlavo di questo progetto, che era un po' più piccolo, io dicevo questo, cioè io da bambino, prima di tutto, come un po' tutti, avevo questo concetto, questa deità, questa figura, Bach divino, eccetera, eccetera. Poi un po' alla volta, io ero piccolo tanto tempo fa, insomma, cambiando, crescendo, invecchiando, sì. Dopo un po' si ha una sensazione diversa, come se fosse un padre un po' burbero, però molto generoso, molto buono, che ha sempre delle cose da donare. E poi alla fine c'è questa grande rivoluzione che avviene dopo una certa età, che fermo restando la chiarezza dei rapporti, eccetera, eccetera, si ha come questa sensazione, non so se ce l'avete anche voi, ma penso in qualche modo sì, di amicizia, no? Cioè, è chiaro che è un amico un po' illustre, Johann Sebastian. Però è un amico, cioè nel senso che sembra sempre che sia lì per dire cosa conta di più, cosa conta di meno, quando siamo in un momento difficile o addirittura in un momento doloroso, tanta sua musica ci viene incontro, lenisce il dolore, quando siamo di buon umore ha sempre una parola per noi e certe volte ci fa cambiare umore. Ecco, e questa è la sensazione che, sempre fermo restando ammirazione e incredulità, mi è piaciuto di ritrovare nell'approccio, nel vostro approccio, prima di tutto di creazione, ideazione, ma anche proprio per come è stato condotto. Io credo che tutti gli ospiti si siano sentiti estremamente a proprio agio e anche parte di una grande famiglia, di un grande movimento. Sembrano parole retoriche, però il fatto è che chiunque abbia. Si sia collegato a internet e abbia ascoltato una seduta, eccetera. Ogni volta c'era una sorpresa. Io credo che anche con cose che noi sapevamo, che magari cose che avevano un taglio divulgativo, c'era sempre l'elemento di interesse, di sorriso, la voglia di prendere un appunto, il proposito magari di tornare sull'argomento.
questo è stato questo convegno. Certo, non è una cosa, cioè, per chi non l'ha organizzato, ma è stato solo vostro ospite, verrebbe di dire, beh, fate uno nei sei mesi, però considerata la fatica, io credo che saremo, speriamo che sia un'esperienza ripetibile. Ce la possiamo far bastare tutti per un po'. Ecco. Per un po' sì, però diciamo che noi siamo tutti in attesa che qualcosa in altra forma, in altro modo si possa ripetere, perché è stata un'esperienza fantastica. Grazie mille. Beh, grazie davvero per queste parole, grazie per questi ricordi, anche grazie per le considerazioni, perché effettivamente devo dire, posso forse permettermi di condividerlo con Chiara, che sì, se veramente si guardasse a Bach con quella reverenza con cui forse andrebbe guardato, non verrebbe da studiarlo, non verrebbe da occuparsi, da cercare tutti i giorni. Diciamo che c'è da cercare di farselo un po' amico e sì, gli fa del suo. Certo. E torniamo qui al tuo disco, che è l'oggetto, diciamo, della nostra chiacchierata invece di oggi. Purtroppo, ovviamente, in questo contesto non abbiamo potuto che darne un piccolissimo assaggio, però invitiamo chiaramente tutti i nostri ascoltatori, no, di cuore, a godersi quanto prima tutto il CD. E allora, Andrea, hai voglia di ricordarci dove lo possono trovare, dove noi abbiamo la fortuna di avercelo qua, però per chi non è così tanto fortunato, dove può procurarselo quanto prima? Io credo che sia BAM Music è facilmente reperibile anche sul web, e credo che attraverso i canali tradizionali sia acquistabile sia in formato, diciamo, digitale che in formato fisico. Ovviamente il formato fisico è sempre un po' più bello. Tra l'altro, io devo approfittare, perché un ringraziamento sincero, non di prammatica, perché in questo caso il professor Maggiore non solo mi ha messo molto mio agio, cioè mi ha fatto scegliere sala, tecnico che preferivo, eccetera, ma anche proprio per il format del prodotto mi è venuto incontro, perché per esempio io sia per ragioni ecologiche che per ragioni estetiche non sono un grande amante della plastica, devo dire, mi piace molto. Siamo tutti qui online, però diciamo che un libro resta un libro, e per me un disco resta un disco, deve essere un bell'oggetto, eccetera. E allora, ecco, il piacere di un bell'oggetto confezionato bene, con cura, un bel digipack, che è questo formato cartaceo a 3 ante, eccetera eccetera, si trova facilmente, si può ordinare, e poi c'è chi decide che non abbiamo più spazio nelle nostre piccole case per avere tanti dischi, che ne abbiamo troppi, e allora benvenuto anche così la musica liquida, come si dice oggi, si trova su tutti i canali digitali più importanti. Benissimo, e noi naturalmente a jsbach.it non possiamo che consigliare caldamente questo CD. L'abbiamo fatto, come dicevamo, nel nostro piccolo offrendo il patrocinio, che è un atto simbolico, perché rispetto alla grandezza, insomma, di un'interpretazione che resta, è soltanto un segno, però ci teniamo a darlo a quegli artisti italiani che con professionalità, arte e sapienza propongono nuovi contributi bachiani. Con te il gioco è stato facile, perché, come dicevamo in apertura, tu oggi sei certamente uno dei pianisti italiani più attivi nell'interpretazione del repertorio di Bach dall'epoca della tua vittoria al concorso Bach. A Bach hai dedicato numerosi CD, tutti molto apprezzati, e proponi dappertutto la musica di Bach in concerto, per cui naturalmente ne valeva assolutamente la pena. Ti salutiamo, ti ringraziamo vivamente, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ricordando anche la possibilità di fruire di tutti i contenuti audiovisivi di jsbach.it sul sito, su Facebook, su YouTube e su tutti i nostri canali. Vi ringrazio molto, sia per il disco, sia per tutto quello che avete fatto per Bach e per tutti noi che l'amiamo. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti voi. A voi. E alla prossima. Ciao. Alla prossima. Grazie.